Andrea Damante. Giulia Dell'Ellis si sfoga con una fan. È passata soltanto qualche settimana dall'annuncio shock di Giulia Dell'Ellis, dove comunicava ai fan della fine della sua relazione con Andrea Damante. Da quel momento tante sono state le supposizioni del web in merito ai motivi della rottura. Gli utenti sembravano non avere dubbi. L'ex cronista di Maria De Filippi avrebbe tradito l'esperta di tendenze più amata del piccolo schermo. Oggi, a distanza di settimane dal famoso annuncio, un commento di una fan della coppia ha attirato l'attenzione di Giulia. La ragazza ha riflettuto sul perché la mamma di Andrea Damante non ha parlato della fine della relazione di suo figlio, visto che si è sempre esposta in prima persona per tutto ciò che gli riguarda. Giulia Dell'Ellis, con immenso stupore di tutte le sue bimbe, ha risposto alla sua fan, affermando che nessuno parla di questa faccenda perché conviene tacere. Se soltanto lei parlasse, rovinerebbe molti volti. L'esperta di tendenze continua dicendo che l'ex cronista la rivedrà nell'anno del mai. Dal commento della finalista del Grande Fratello vi parrebbe proprio confermare le voci dei presunti tradimenti di Andrea. I suoi fan sono più curiosi che mai di sapere tutta la verità sulla vicenda. Giulia Dell'Ellis ha omesso la verità sulla rottura con Damante. Giulia Dell'Ellis avrebbe confermato il tradimento di Andrea Damante dichiarando più volte che se solo volesse potrebbe rovinare più di una persona. I fan suppongono si riferisca in primis al suo ormai ex fidanzato. Ma chi sono le altre persone coinvolte nella vicenda? Stando a quanto hanno riportato alcune ragazze, l'esperta di tendenze si riferirebbe anche allo staff del bel DJ veronese, che lo avrebbe aiutato a tradire Giulia Dell'Ellis, e soprattutto a non seminare prove dopo le presunte relazioni extra. Andrea Damante, dopo aver confermato anche lui la fine della sua relazione e aver minacciato gli utenti della rete di querelarli qualora avessero ancora parlato di un suo presunto tradimento nei confronti della sua ex compagna, non ha più accennato nulla riguardante la fine della sua storia d'amore. I due, tra l'altro, dal momento della rottura non hanno più avuto modo di chiarirsi o di vedersi. Non sono nemmeno stati ospiti di Maria De Filippi, dove solitamente le coppie scoppiate vanno negli studi di Uomini e Donne per raccontare al pubblico da casa come sono realmente andate le cose. Il pubblico è ancora più convinto, dopo queste prove, dell'infedeltà del DJ veronese.